Clessidra. Un'idea di Loredana Cella. Puntata numero 25. Loredana, negli anniversari che cos'è? Diamante, platino, argento, cos'è? Oddio, platino, non lo so. Va bene, va bene. Va bene, presa alla sprovvista. Ben trovati da Loredana Cella e Dario Albertini. Loredana Cella, l'autrice di questo spazio, ne è la curatrice e anche colei che ha fisicamente in mano la clessidra. Loredana da Torino, Dario Albertini dalla Sicilia, nello studio 1 di Caffè Italia, per dare il via agli incontri con gli autori di questa settimana. Abbiamo con noi oggi due autrici. La prima sarà fra pochi istanti Giulia Gaveglio, ci presenta Il rumore dell'acqua. L'editore è Affiori, Mauro Perrone, editore. E poi nella seconda parte Angela Casalanguida, Cuori sottovuoto. Questa Loredana è un'autopubblicazione, corretto? Sì, giusto. Perfetto, allora andiamo subito ad ascoltare Il rumore dell'acqua. Ben arrivata Giulia Gaveglio. Ciao, grazie. Grazie mille di avermi ospitato e vi ringrazio molto per l'opportunità. È un piacere per noi. Tu conosci già, perché ci segui, come funziona. La parola subito a Loredana Cella. Perfetto, allora ciao Giulia, ben arrivata, facciamo parte della stessa scuderia di Affiori Giulio Perrone, quindi un piacere farti raccontare questo libro. Giulio Perrone, mi scuso, ho detto Mauro prima, chiedo scusa. Tranquillo, questo libro che è molto molto bello, Il rumore dell'acqua, quindi come facciamo sempre ti lascio questi 10 minuti per raccontarci, poi vabbè ogni tanto qualche domanda e quindi do il là alla clessidra. Prego Giulia. Ciao, perfetto, grazie ancora appunto per questa opportunità. Allora, Il rumore dell'acqua è un romanzo che potrei dire parla essenzialmente di solitudine e di rapporti umani. Il protagonista è Jon, un vecchio che vive in Islanda, quindi abbiamo un'ambientazione anche un po' particolare, vive in Islanda da solo, isolato diciamo dal resto del mondo, lavora in legno come unica compagnia a questo vecchio cavallo zoppo e soprattutto ha un passato molto particolare perché ha perso sua figlia che è scomparsa diversi anni prima, di cui non si è più saputo nulla, quindi porta diciamo questa ferita aperta nel suo animo e la sua solitudine viene scalfita quando un ragazzo italiano invece, Gabriele, casualmente per diciamo una coincidenza, ecco, entra nella sua vita e rompe un po' questa solitudine. Questo ragazzo anche lui ha un passato doloroso e complicato con cui deve fare i conti e il rapporto fra i due personaggi andrà man mano sciogliendosi e complicandosi, elaborandosi, per cui ci saranno diversi salti temporali in cui si andrà a scoprire cosa è successo nel passato di questi due personaggi. Non dico troppo per non fare spoiler per chi volesse poi magari leggere il libro, ma andando proprio a analizzare quelli che sono i rapporti umani, quelli che sono i rapporti con la solitudine anche in qualche misura, e quindi andando a cercare di vedere l'animo umano in quest'ottica, analizzandone appunto le varie sfumature e considerando anche la difficoltà, ecco, insomma, di stabilire delle reazioni umane di valore, possiamo dire così. E, in entrambi i casi i due personaggi appunto hanno una ferita aperta legata al loro passato e legata ai loro rapporti familiari, per cui c'è anche questo aspetto dei rapporti familiari a volte difficili e non sempre legati al sangue, mi verrebbe da dire. A volte si creano dei rapporti, dei legami familiari che non per forza sono di sangue, ma che non per questo sono meno importanti, meno forti, meno veri. E in questo senso proprio un po' quello che volevo fare con questo libro, analizzare i rapporti umani e
ragionare sul concetto di solitudine, ecco. Certo. Allora, presentiamo anche Giulia, raccontiamo due cose velocemente, oltre che poi riparliamo adesso del tuo libro, visto che ti sei diplomata alla Scuola Holden di Torino, quindi insomma, grande prestigio. Certo, sì. E poi, vabbè, scrivi hai scritto dei racconti su altre antologie di azione, e poi questa rivista online dove pubblichi dei racconti, giusto? Sì, allora ho pubblicato alcuni racconti online su alcune riviste, per esempio Neutopia, uscirà a breve un altro mio racconto su Linoleum, che è un altro ottimo progetto di rivista letteraria, e mi occupo poi insieme ad un team di narrazione dell'attualità dedicata ai bambini, questo progetto appunto online, sempre, che si chiama Megabit, cose da grandi, che si occupa proprio di utilizzare, diciamo, lo strumento, il medium delle storie, della narrazione, per raccontare ai bambini cosa accade nel mondo di oggi. Quindi, insomma, un po' un uso diverso delle storie. Certo, certo. Allora, invece, per ritornare appunto al tuo romanzo, che è Il rumore dell'acqua, che è proprio il tuo primo romanzo, ecco, volevo chiederti questo, cioè l'ambientazione del libro, che ruolo ha questo rapporto con la natura e questo rumore e questa ci dai un'infarinatura? Sì, sicuramente è centrale nel libro, a partire dall'ambientazione appunto in Islanda, quindi molto lontano dalla realtà in cui vivo quotidianamente, ma che ho avuto il piacere di conoscere, insomma, per viaggi, per interesse personale, e sono questi ambienti molto ampi, quindi caratterizzati da questa meraviglia davanti alla grandezza, insomma, della natura, ma che suscitano un po' anche un senso di vuoto, di inadeguatezza quasi, mi viene da dire, dell'umano. Oltretutto questa terra quasi paradossale, nel senso che ha a fianco questi ghiacciai enormi e bellissimi, vicino appunto a questi vulcani o comunque questi fenomeni legati invece al fuoco, quindi è piena di contraddizioni, e per me è proprio il terzo personaggio importante della storia. Ce ne sono altri, ma è quasi un personaggio a sé stante, insomma, la natura e l'ambientazione, perché da un lato riflette sicuramente l'interiorità dei personaggi, per cui questo rapporto particolare, anche mi viene da dire, con la solitudine, che non è per forza negativo, ecco, nel senso che si può molto bene nella solitudine, ma dipende dallo stato d'animo con cui la si approccia, e la stessa cosa con questo ambiente, nel senso che entrambi i miei personaggi si trovano a fare i conti con questa natura quasi meravigliosa, ma anche crudele, mi viene da dire, ecco. E in questo senso sicuramente è molto molto importante per me la natura, l'ambientazione, proprio perché è legato anche al rapporto che hanno i personaggi con la loro solitudine, come vivono la loro solitudine, diciamo. Quindi spesso, insomma, trovo che nella scrittura abbia un ruolo molto forte l'ambiente, in questa storia sicuramente più che in altre, centrale, di sicuro, sì. Certo. Invece un'altra domanda ancora, che hai parlato, cioè, per raccontare si rileva un disagio psichico, no? Come sei riuscita a raccontarlo? Cioè, perché e come? Allora, un aspetto a cui tengo molto di questa narrazione, proprio perché uno dei due personaggi, Gabriele, ha delle tendenze autolesioniste, quindi insomma un po' ha trovato questo modo quasi di esteriorizzare il dolore che porta per il suo passato all'interno in questi atti contro se stesso, e in parte è legato comunque alla necessità che c'è, secondo me, oggi di ragionare sul disagio psichico, psicologico, e normalizzarlo, no? Il più possibile, nel senso che spesso è un qualcosa che ci troviamo facilmente a vivere nella società di oggi, ma su cui c'è
ancora molto pudore, per cui per me era importante raccontarlo anche per questo motivo. E come ci sono riuscita? Semplicemente, o forse più che semplicemente, normalmente, nel senso che andando a cercare di indagare un po' anche la mia di interiorità, il mio modo di sentire e vivere il dolore, che insomma non è quello di Gabriele fortunatamente, ma che può esprimersi in maniere diverse. E penso che spesso, insomma, chi scriva di se stesso, anche quando non sta parlando di se stesso, comunque si scrive sempre di ciò che si conosce bene, di ciò che ci è vicino in qualche misura. E a volte non è facile, spaventare un po', perché comunque è un po' mettersi a nudo da qualche punto di vista, però rende la narrazione, secondo me, più sincera, più veritiera, quindi è anche possibile, insomma, che lo colga chi legge, almeno spero, e soprattutto che ci si senta meno soli, ecco, anche che magari chi legge, qualcuno che legge, possa percepire una vicinanza rispetto a questo tema, per esempio. Certo, certo. E sì, come dicevamo già anche con altri autori, magari uno chiede ma è autobiografico e ti dicono no, però poi alla fine c'è sempre qualcosa di te, anche se non è proprio autobiografico, di te e di chi sta scrivendo, le sensazioni e così via. Dario, visto che abbiamo ancora un minuto, hai una domanda, curiosità? Sì, una curiosità con la quale esco però dalle pagine del libro. La nostra Giulia, dicevamo prima, si è diplomata alla Scuola Holden. Io non voglio parlare di Scuola Holden, non ho motivo per fare pubblicità a Scuola Holden. Voglio invece allargare un attimo l'orizzonte al tema dei corsi di scrittura. Giulia, domanda diretta. Chi frequenta i social e ha un interesse per libri o si presenta come autore o aspirante tale, è letteralmente bombardato da post promozionali di n mila corsi. Cosa possiamo suggerire a chi sta cercando, non un brand, ma quale deve essere il criterio di scelta? Allora, secondo me il criterio di scelta è fondamentalmente l'essere molto motivati a cercare di seguire questa strada, quindi valutare a livello di benefici, tempistiche, costi, cosa ci può convenire maggiormente, nel senso che sicuramente sono degli ambienti molto utili e stimolanti e soprattutto aiutano a creare una rete, che è la cosa che consiglio maggiormente a chi, insomma, sta cercando di entrare in questo mondo che è quello della scrittura. Non penso che si possa in toto insegnare a scrivere, deve esserci un qualcosa che è proprio, insomma, già della persona. Si può però insegnare a strutturare una storia, questo sicuramente. Credo che abbiamo molte realtà in Italia che sono, insomma, in grado di aiutare a fare questo, ma soprattutto ancora prima, insomma, di iscriversi a qualcuno di questi corsi di scrittura, il mio consiglio è di scrivere tanto, di proporre soprattutto magari racconti a riviste letterarie, blog, quindi cercare il più possibile di farsi conoscere, proprio per andare a cercare di creare una rete, che è quello che poi, secondo me, è, diciamo, il pregio maggiore di diplomarsi o frequentare una scuola di scrittura. Hai messo l'accento sul talento e di questo ti sono grato. Poi il corso aiuta. Mettersi in gioco, leggere tanto e scrivere, cimentarsi tanto. Loredana. Leggere moltissimo. Loredana. La Clessidra sì, ha terminato i 10 minuti. E come sempre, diciamo, è un piacere ascoltare i nostri autori, potremmo stare qui delle mezz'ore, però ahimè il tempo a nostra disposizione è terminato. E allora grazie Giulia Gaveglio, con lei abbiamo parlato, grazie a te, di Il rumore dell'acqua, in libreria per Affiori, Giulio Perrone, editore. Alla prossima occasione, Giulia Gaveglio, ciao! Grazie, ciao! Ciao! E noi, Loredana, andiamo in pausa. Sì, volevo ricordare che il 25 è collegato all'argento, me l'ero perso come metallo. Fantastico. È la puntata numero 25, quindi è la puntata
d'argento. Fantastico. Pausa. Angela Casalanguida dopo questi 30 secondi e parleremo di cuori sottovuoto. Loredana Cella, Dario Albertini, La Clessidra fra 30 secondi. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. Clessidra, un'idea di Loredana Cella. Ed eccoci qua, Loredana, siamo nella seconda parte. Andiamo, certo. Andiamo ancora all'estero. Prima siamo stati in Islanda con la storia che ci ha raccontato Giulia Gaveglio. Dove andiamo adesso? Lo chiediamo ad Angela C. Angela Casalanguida ci parla di cuori sottovuoto. Angela, ben arrivata alla Clessidra. Grazie Dario, saluto te, saluto Loredana e saluto tutti quanti quelli di Radio Caffè Italia. Caffè Italia, Caffè Italia Radio, ma cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto. Non cambia. Allora abbiamo un collegamento temerario, dovete sapere, amiche e amici della Clessidra di Caffè Italia, perché Angela è in viaggio. Esattamente. Si è portata la cugina Carmelina a farle da driver in maniera tale da poter beneficiare a pieno e in sicurezza di questi 10 minuti. Loredana. Sì, eccoci. Allora, benvenuti a voi. Vabbè, noi ci piacciono queste cose così spartane e darei subito la parola ad Angela, che così ci racconta del suo romanzo Cuori sottovuoto. Abbiamo i 10 minuti e poi chiacchieriamo anche di tante altre cose che Angela ha scritto e ci racconterà. Prego Angela. Grazie Loredana. Allora, il mio ultimo romanzo si intitola Cuori sottovuoto, come hai appena citato, ed è un romanzo che io ho ambientato a New York, tra veramente Chicago e New York. Il romanzo parte un pochino in maniera triste, perché è la storia di una ragazza, Gillian Carter, che il giorno del suo matrimonio perde, durante il tragitto per arrivare in chiesa, in un tragico incidente, il futuro marito. Loro convivevano già insieme e quel giorno volevano coronare il loro sogno d'amore. Da qui parte il romanzo, perché lei subirà un grave shock perché il ragazzo morirà tra le sue braccia e non riesce a riprendersi. Così 3 anni dopo, i genitori, sotto consiglio di una psicoterapeuta che le ha seguita durante tutto questo suo percorso, la invieranno a New York sotto falso nome a lavorare nella società, che è un grande magazzino, che è anche socio del suo papà, e nel reparto profumeria, come caporeparto. Da qui iniziamo la storia, diciamo, perché i miei libri sono un pochino sempre ironici, quindi dalla parte un pochino tragica, dalla parte triste, adesso andiamo dalla parte ironica, alla parte bella, perché questa ragazza, nonostante tutto il dolore che si porta dentro e il suo modo di affrontare la morte, perché in questo libro diciamo che io in un certo senso dialogo con la morte, dialogo con le perdite, perché ci metto un po' di mio, perché non accetto la morte, perché a me dispiace, non riesco proprio a condividere certe morti di persone giovani. E qui questo è proprio un'analisi che faccio, però allo stesso tempo lo faccio in maniera molto divertente, perché poi Gillian si troverà con questo capo, con questo direttore, che è un pochino un ragazzo arrogante, presuntuoso, però sai, quei bei ragazzoni che ti piacciono, che subito conquistano, ma tra di loro inizia proprio con il piede sbagliato, e quindi ci sarà una lotta tra di loro, ci saranno delle, anche perché Gillian era direttore responsabile di un altro centro commerciale di cui era socio a Chicago, quindi lei adesso viene subclassata,
e si trova quindi a vivere una quotidianità un po' diversa da quella, e vede, si troverà anche con le colleghe, scoprirà che il posto di lavoro non è quello che tutti quanti pensano, che non c'è tanta amicizia neanche tra le colleghe, ma c'è molto clientelismo, c'è la persona ruffiana, c'è la persona invece che cerca di sovrastare sull'altra, e quindi ci troviamo a vivere questa quotidianità. Nel corso della storia subirà anche delle attenzioni da parte di alcuni colleghi maschi, subirà una tentata violenza, però troviamo sempre questa ragazza che è sempre pronta ad affrontare la realtà, pronta a dare la mano alle colleghe e soprattutto nel dolore delle altre persone, nelle piccole cose, lei riscoprirà la vita e il senso per andare avanti. Quindi io il mio libro dico di consiglio a tutti quanti, a chi vuole ridere un po', chi vuole piangere, chi vuole essere coinvolta in una storia molto che l'abbraccia tutto quanto, ma soprattutto perché poi alla fine è una boccata di ossigeno che ti porta a tanto ottimismo e ti porta a dire che nella vita non bisogna arrendersi, perché possiamo sempre andare avanti. Bellissimo. Guarda, grazie per queste tue parole che sono bellissime, oltretutto il tuo carattere, insomma, che metti nei tuoi romanzi e nei tuoi racconti, lo troviamo anche in una cosa bellissima che tu hai fatto, cioè questo lavoro, questo gruppo di autori e artisti uniti per la pace, che mi faceva piacere sottolineare, che si occupa di pubblicare appunto dei testi e il ricavato devoluto in beneficenza, giusto? Quindi bravi, complimenti per questa cosa. Se ci vuoi raccontare. Sì, volevo aggiungere anche un altro. Oltre a questo libro che è uscito un paio di anni fa, l'8 marzo, anzi veramente appena uscito, l'8 marzo già sarà nelle librerie, insieme a un altro gruppo di autori, a cura di Chiara Vergani, abbiamo creato un libro indirizzato alle donne del domani, dove si parla della violenza sulle donne. Io ho partecipato a parecchi concorsi proprio su questo tema e ci tengo veramente a precisare, ma soprattutto a invogliare tutti quanti non solo a comprarlo, perché questo è un libro rivolto proprio alle donne del domani, dove noi speriamo che questa cosa, che questa piaga, perché questa è veramente una piaga, questa atrocità venga comunque superata. E ci rivolgiamo a loro perché io continuo a dire bisogna parlarne e mai tacere. E questo libro già si trova anche in vendita su Amazon e poi successivamente arriverà in libreria. E questo libro racchiude 20 autori di ogni regione d'Italia. Io rappresento il Molise. Oh, che bello. Bene, come si intitola, ce lo vuoi ricordare, visto così? Allora, uno sguardo alle donne di domani. Perfetto. Dunque, quindi ricordiamo, come hai detto, che tu abiti appunto nel Molise. Ci vuoi raccontare qualcos'altro dei tuoi libri? Anche perché qui vedo, insomma, è dal 2020, ne hai scritti tantissimi tra libri, racconti. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta dei racconti tra Abruzzo e Molise, appunto, anche per PAV, per un'altra casa editrice. Raccontaci tu se c'è un altro libro che ci vuoi suggerire. Allora, io ne ho scritti 5 dei miei libri, adesso vorrei citarvi un attimo, se permetti, Piccole coincidenze, che è un libro molto divertente, ironico, comunque parla, inizia il libro da un tradimento, quindi voglio dire, e poi c'è sempre questa ragazza un pochino anticonvenzionale che non reagisce come gli altri, che non si abbatte, quindi è un libro molto molto divertente. Poi segue La dolcezza del sale, in questo libro affronto l'adozione e soprattutto molte volte i problemi che sorgono tra il papà e la mamma, anche se in questo caso la mamma non è la mamma naturale, però è una donna che l'aveva adottata di bambino. Ed è anche questo un libro che molto coinvolgente, anche molto divertente. Ripeto, i miei libri hanno sempre la parte molto ironica, molto divertente, che ti fa ridere, ci sono i pezzi che ti fanno ridere, anche se poi alcune persone dicono tu ridendo, però sottolinei cose molto importanti, sottolinei problemi odierni. I miei libri sono sempre scritti nella quotidianità, quindi nel tempo in cui viviamo. Poi ho Un uragano dai capelli rossi, che è stato il primo libro che ho ambientato fuori Italia ed è a New York, che è un libro che parla dei social, è un libro a doppia trama, in poche parole è come se sono due storie che poi si intersecano tra di loro, sono sempre i loro due personaggi,
però che creano due storie, una storia, quella reale che vivono realmente, e poi la storia invece che vivono tramite messaggi che loro si scambiano, SMS, tant'è vero che tra loro inizierà proprio una relazione tramite SMS, ma non sanno chi sono realmente. Quindi senza mai scoprirsi, fino a quando poi giustamente non scopriranno chi realmente sono, ma scopriranno anche perché poi tra loro si odiano realmente nella realtà. Poi ancora c'è Il coraggio di Brianna, che è un libro che è ambientato invece in Irlanda, in una fattoria irlandese, quindi tra i pascoli irlandesi, tra gli scogli, l'erica selvatica. È un libro molto bello per chi ama la natura, ed è un libro invece, questo libro, io parlo, voglio accentuare molto il tema sul non dire, molte volte sui silenzi. È un libro tra due persone, una moglie e un marito, che si separano immediatamente dopo il matrimonio. Lei è appena una ragazza, lui va via, dopo 13 anni ritornerà a casa per dei problemi e ritroverà il suo passato che dovrà affrontare e che dovrà, poi giustamente si scopriranno tutte le cose che non si dicono. Molte volte al giorno d'oggi noi stiamo troppo tempo sui social, troppo tempo presi, come dire, da tutto quello che c'è intorno, e ci perdiamo nel non parlare, nel non dire le cose, tant'è vero che loro piano piano, quando dopo 13 anni cercheranno di risolvere, ma proprio capire perché sono arrivati a tanto, si scopriranno le parole non dette, che avrebbero potuto fare meno male. Bene, Dario, puoi chiedere tu qualcosa? No, domande, ad Angela, visto domande, che abbiamo... domande no, sono molto colpito, mi ha colpito molto qualcosa che Angela ha detto nel suo ultimo libro. C'è questa donna che scopre la realtà del posto di lavoro, scopre le invidie dei colleghi, scopre la molestia, si può dire anche? Sì, sì, è proprio molestia, perché lei viene... c'è una tentata violenza, ecco. Però colui che lo attua non sa che lei fa kickboxing, e quindi lei riesce a salvarsi perché lo massacra. Ecco, allora donne, prima della denuncia che va fatta, due belle mazzate in zone visibili e anche un po' meno, e insomma difendetevi, perché così aiutate anche noi uomini per bene. Cioè, aiutando voi stesse aiutate anche gli uomini. Angela, tu sei di Petacciato, corretto? Esatto, sì, un paesino costiero che è situato tra Termoli e Vasto. Per chi non conosce, ecco, l'hai detto tu, per chi non conoscesse quella zona, dico, io per tanti anni da ragazzo l'ho conosciuta passando col treno sulla linea che non so se l'abbiano raddoppiato, ai tempi era binario unico. Poi un giorno ho detto no, ma io qui ci devo venire, andateci, perché l'entroterra è caratteristico, la costa è molto particolare e si mangia e si beve di un bene. Non sarà... Quando vorrei venire di nuovo, Dario, basta che mi chiami, che ti porto poi in tanti posti. Noi abbiamo una bellissima cosa qui in Molise, che è unica al mondo, patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo la Cattedrale dell'Immacolata a Castel Petroso, che è una cattedrale dedicata alla Madonna della Dolorata, costruita, pensa che è iniziata a costruire nel 1890, è stata terminata, portata a termine nel 1975, e a vederlo sembra proprio il castello delle fiabe. Bellissimo. Che bello. Sì, prova a cercare la Madonna dell'Indolorata Castel Petroso e scoprirete una cosa fantastica. Cultura attraverso Bellissimo. La scrittura, cultura in termini di civiltà, cultura in termini di conoscenza e promozione del territorio. Abbiamo provato a fare anche questo e ci siamo riusciti benissimo, magari aver avuto più tempo, con la nostra Angela C. Angela Casalanguida da Petacciato, provincia di Campobasso, giusto? Sì, giusto. Che ci ha presentato Cuori sottovuoto, Loredana.
Benissimo, ringraziamo tanto Angela. Insomma, non abbiamo neanche dovuto chiedere che cosa bolle nel cassetto perché è già uscito. Angela è fantastica. E quindi, vabbè, insomma, dobbiamo la prossima stagione, poi magari chissà quanti altri libri ci racconterà nel frattempo, in pochi mesi. Va bene, allora Angela, salutiamo. grazie infinite della tua Grazie a partecipazione. voi. Grazie a Ciao voi, un Angela. abbraccio. Ciao Loredana, grazie Dario. E grazie E per un il. saluto alla cugina. Esatto, salutiamo Sì, te la saluto. Carmelina. Carmelina non lo sa, ma è l'eroe della nostra puntata. Mi Ciao. manda un bacio. Ciao Un Angela. bacio dal Un Molise. Ciao, saluto ad ciao, Angela Casalanguida. Ciao, 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 ciao. 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 E allora, Loredana, vedi come si cambia strada, come si rendono interessanti ancora di più le Eh sì. nostre puntate. Ci mettiamo un po' di zuppa di pesce della Costa di Termoli, ci mettiamo un bel monumento, un bel luogo sacro, dei bei libri e così arriviamo al termine della puntata. Certamente sì, un bel tour per la nostra bella Italia. Bene, Allora, prima di ti Angela do Casalanguida, appuntamento. sì, diamo l'appuntamento, non prima di aver ricordato che prima di Angela Casalanguida abbiamo avuto con noi Giulia Gaveglio, ci ha parlato del rumore dell'acqua per Affiori, Giulio Perrone, editore. Loredana, grazie a te. Grazie e al prossimo episodio che sarà il numero 26. Mamma mia, come volano. Volano, 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 volano le puntate, volano anche gli anni. Pazienza, andiamo via prima che io pianga. Loredana Cella e Dario Albertini, la clessidra che tornerà a girare nel prossimo episodio. Ciao.